Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa sera abbiamo invitato la nostra amica Cristina, sempre specialista in puericoltura, per parlarci un pochino di tosse, la tosse nei bambini, come si manifesta e cosa possiamo fare per bloccare il sintomo oppure per evitarli. Prego, Cristina. Buonasera a tutti. La tosse è un altro argomento come la febbre che abbiamo affrontato qualche puntata fa. Mette sempre un aspetto di grande ansia nel genitore, però dobbiamo ricordare che la tosse non è altro che un riflesso fisiologico che serve proprio a espellere quella che è l'aria dei polmoni in modo acuto e sicuramente violento. La tosse può essere secca e comunque a colpi o comunque umida e produttiva. Ricordate che un attacco di tosse può durare anche fino a 5 minuti. Normalmente comunque la tosse compare quando un qualsiasi ostacolo impedisce proprio quella che è la normale respirazione del muco che si forma proprio lungo l'apparato respiratorio e anche associato a qualche corpo estraneo che si introduce con l'aria che noi espiriamo, ad esempio polveri, particelle di cibo o comunque di alimenti. La tosse ha comunque lo scopo di proteggere i polmoni da infezioni o comunque infiammazioni. E la maggior parte delle cause sono sicuramente infezioni virali, che colpiscono le vie respiratorie, la faringe, la laringe, la trachea, i bronchi, e i bambini maggiormente colpiti sono proprio quelli di 3-4 anni che frequentano le comunità infantili e che sono comunque in comunità con gli amichetti che si scambiano i giochi, per cui e soprattutto se pensiamo che anche i più piccolini, se vengono inseriti eventualmente in un asilo nido o comunque hanno i fratelli più grandi che tendenzialmente poi arrivano a casa e portano qualcosa, per cui ricordate che nei piccolini è abbastanza ricorrente tosse e raffreddore anche ogni mese, soprattutto nella stagione dall'autunno all'inverno. E la cosa importante è ricordare che ci sono anche delle forme allergiche, perché non è detto semplicemente che È una si parla tosse solo di invernale, sì. tosse da infezione, però ci sono anche delle forme allergiche, soprattutto quelle respiratorie, che si manifestano spesso proprio con la tosse. E allora che cosa possiamo consigliare di fare? A me piace sempre dare dei consigli un po' pratici, per cui bisogna utilizzare sicuramente degli accorgimenti che aiutano a sciogliere il muco, non a eliminare la tosse. E allora somministrare ad esempio liquidi tiepidi, perché il catarro proprio si attacca alle pareti della Facendo faringe o della laringe, quindi bere il bambino più spesso durante la giornata con liquidi tiepidi, si scioglie. l'umidità dell'ambiente in cui io tengo il bambino è altrettanto importante, specie soprattutto se l'aria è molto secca. Ricordate che un'umidità relativa al 40-60% è ottimale. E in questo caso io comunque vi consiglio di non aggiungere delle essenze di sostanze balsamiche attraverso l'utilizzo di umidificatore, perché fondamentalmente si utilizza l'umidificatore, in commercio ce ne sono di tanti tipi, ma anche perché questo potrebbe proprio aumentare quella che è l'irritazione alle vie respiratorie. Evitate il fumo attivo e passivo. Sembrano sempre frasi un po' fatte, Antonella, però è bene specificare che il fumo stimola la tosse. Evitate comunque che chiunque sia in casa vicino al bambino fumi, perché pensate che chi sta vicino ad un fumatore purtroppo inala un'aria inquinata e in un anno è come se fumasse dalle 30-40 sigarette. Fate sospendere eventualmente anche l'attività sportiva, soprattutto ai ragazzi, eventualmente con una presenza di bronchite, e date da mangiare al bambino anche quando vomita con la tosse, se lo desidera. E soprattutto, Antonella ci potrà dare dei consigli sicuramente molto più validi dei miei, anche l'utilizzo di Sì, sciroppi ma per quanto o di riguarda degli gocce. sciroppi, per esempio fluidificanti, tanti amano gli sciroppi con il miele. È molto importante che il miele sia di tipo A farmacologico certificato. In questa maniera significa che è un miele che non contiene
come dire, Pesticidi pesticidi, per cui e è botulino anche. botulino, sì, è importante che quando acquistate, acquistate qualcosa di sicuro, di certificato, perché sciroppi al miele ce n'è un'infinità, oppure ci sono persone che danno direttamente il miele. Okay, che puoi prendere dall'apicoltore. Va benissimo, ricordate però che per l'intestino, sia dell'adulto, ma soprattutto anche nel bambino, il miele cotto, che vuol dire il miele da sciogliere tipo nel latte, è abbastanza pesante e quindi normalmente è da evitare. Mentre noi abbiamo l'abitudine qua da noi che ti do il bel cucchiaio di Esatto. miele. Questo non vuol dire che non potete utilizzare il miele. Prima di tutto verificate che sia del miele certificato, che sia privo di pesticidi e dopodiché evitate il miele caldo, quindi non da mettere con il latte o il tè caldo. E poi un piccolo consiglio anche per le mamme che allattano, continuate tranquillamente ad allattare perché il latte non viene eliminato dalla dieta del bambino anche in presenza di tosse e sembra che comunque anche questo aspetto di tenere sollevato il bambino mentre dorme con un cuscino non sia proprio così significativo e importante. Ma la cosa che mi preme sottolineare per terminare questa nostra puntata è ricordare come il lavaggio nasale deve sempre essere la prima regola, perché un nasino pulito È una buona sicuramente respirazione, rende una buona esatto. respirazione. Perfetto, ti ringraziamo per i consigli, Buonasera. arrivederci e buona serata a tutti.